I nostri avversari nel mondo di oggi non possiedono. Questo deve essere chiaro a coloro che praticano il terrorismo e che minacciano i propri vicini. Degli analisti dell'intelligence ritengono che l'America sia già in guerra con l'Unione Sovietica. Le spie sovietiche vivono tra noi? 52 cittadini americani sono stati presi in ostaggio all'ambasciata americana di Teheran. Una fonte anonima alla Casa Bianca sostiene che un'escalation della Guerra Fredda sia imminente. Signor Presidente, abbiamo due nomi collegati alla crisi degli ostaggi. Arash Kadivar e Kasim Javadi. Basta un suo ordine. È ora di mandare un messaggio. Non ci saranno altri ostaggi. Dai, eh. Mandiamo i migliori, Woods e Adler. Adler, sicuro che possiamo fidarci della polizia? Quello ha fatto di peggio per molto meno. Chiuderà un occhio. Scusate, sottotitoli subitissimo. Saranno qua? Yes. Normale, opacità di sfondo. Lo lasciamo allo sfondo, proviamo a toglierlo. Vediamo. In trappola, Alex Mason, Patrici Amazon Orlando. Felice tu sia con noi, Hans. Conosci Mason? Possiamo procedere con il bersaglio. Kasim è dentro il suo appartamento ed è ben protetto. Terrò i miei lontani dall'area per 15 minuti. Avete un esercito? Quello che serve. È sempre bello fare affari con te. Dai, Woods ha le maniche di prudo. Dai, Oh, per prendere i soldi, che? Ciao, ciao a tutti. Arrivo Adler, con calma. Non c'è tempo, Woods. Non facciamo aspettare casa. Ehi, Mason. La Milano, sicuramente. E l'MP5. Vai. Quello stronzo si crede al sicuro. Ah, solo uno potevo prendere. Posso dire molte cose di lui. Vabbè, allora, teniamoci questo. Ah, ok, questo dobbiamo prenderlo vivo, quel figlio di puttana. Penso proprio di sì. Ci serve. Tutti gli altri sono irrilevanti. Madonna, raga, è da quanti anni che è uscito Cold War? Non mi ricordo. Tiriamo? Abbiamo solo 15 minuti. 15? Precisi e veloci. Andiamo. Ok. Aiutiamoli a festeggiare l'anno nuovo. Dacci dentro, Mason. Via, via, via! Ecco Kasim! Avanti, Mason! Kasim sta salendo le scale! Kasim! Carico! Il movimento Kasim non deve fuggire! Arrivare! Dovrei abbassare un attimo le cuffie. Mi esplodono nelle orecchie. Ce l'ho qua. Esegui una brutale uccisione corpo a corpo a fare un nemico umano. Oh madonna. Scusate. Intanto abbassiamo leggermente le cuffie. E poi controller. A me piace usare schema comandi. Inseguimento e movimento. Oh, così salto con R3, ok. Ah, la mira assistita anche, perché mi li cosa da soli, aspettate un attimo. Andiamo a vedere la mira assistita. Mira assistita puntamento. Quando punti un bersaglio nemico la assistita si riduce. Incide anche sui movimenti laterali per aiutare a tenere il bersaglio. Mira assistita, gestione scaricamento in aria. Quando punti un bersaglio nemico la assistita si riduce. No, ok, non me lo punta da solo. Ok. Verso il bersaglio più vicino, no. No. Cioè. Ok. No, così va bene. Aia. Ah no, è Adler.
Che cazzo da dietro? Dov'è? Madonna. Ma c'è la sensibilità? Sì, sì, c'è, c'è. Scusate, ma devo... Non corre più di così il mio personaggio. È senza fiato. Oh. Voglio tenere anche solo il puntino. Aia. Dopo lo ammetto, raga. Madonna. Che casino, raga. Arrivo. Devo mettere il puntino. Tutte le cose adesso mi vengono in mente. Mannaggia me, oh. Sarà in interfaccia. Reticolo. No. Ok, però non c'è solo puntino. Vediamo. Nomi e barre. Ah no, non esiste solo il puntino. Ok, allora facciamo sì. Non c'è. Sta scappando, seguiamolo. Sì, sì, arriviamo. Madonna. Via, via. Andiamo. Ma sei matto? Oh madonna. Oh mamma. Ormai sei in trappola, casino. Forse possiamo... Tocca a te, Mason. Cosa devo fare? Ehi! No! Io! Dici dov'è Arash? Ti sei messo contro persone sbagliate, dov'è Arash? Io gestisco solo i soldi! Non so dirvi dove sia Arash! Non credo tu abbia ben chiara la situazione! Oh. Voi sì! Avete delle regole! Delle regole! Hai degli ostacoli! Le regole sono cambiate! Devi dire qualcosa al mio amico, non potrò impedirti sotto. Aspetta. È in Turchia. Deve incontrare qualcuno all'aeroporto di Trebisonda. Domani sera. Grazie. Vi giuro che non lo so. Comunicano soltanto con messaggi in codice. No, catturiamolo. Potrebbe avere altre informazioni. Dimmi se gli serve una mano per cercarla. Hudson, abbiamo un regalo per te. È a Trebisonda, Turchia. 18 ore dopo. Kasim è fuori dai giochi. Quanto ci manca per prendere Arash? Il team è arrivato in Turchia qualche ora fa. Tra poco saranno in posizione. Aeroporto di Trebisonda. Siamo ancora a Mason. Siamo quasi all'aeroporto. Ora becchiamo quello stronzo. Vediamo, ce lo dice chi siamo. Un cecchino, bello, mi piace. Dobbiamo identificare Arash prima di poterci muovere. Ah, binocolo, scusa. Zoom così. Tace di Arash. Non è lui. No. Mezzo in arrivo, da sinistra. Forse Arash è sul mezzo. E lui? Non riesco a vedere la faccia. Non voglio concorrenza. Oh madonna. Cosa cazzo? Ha freddato tutti quelli sul mezzo. Deve essere Arash. Fermi, serve col termavisi. Sarà lui! Coglione! Sì. Cercate da qualche parte i corpi dell'altro.
Madonna. Non possiamo farlo fuggire. Prendiamo. Dobbiamo fermare quell'aereo. Presto, prima che l'aereo. Arrivo. Altri. Cazzo. Oh Madonna. Vado. Se non ho più munizioni. Dare CXD. Accelera, sterza, turbo. Distruggi il carretto d'atterraggio. E come si fa a detonare? Madonna. Porca puttana. Madonna, brividazzi, cazzo. Dovevi liberare gli ostaggi finché ne avevi l'occasione. Ostaggi. Gli ostaggi non c'entrano niente. Il suo piano è già in atto. Stavolta non riuscirete a fermarlo. Fermare chi? Perseus. Cazzate. Perseus è morto. Morto? Tutto questo tempo e non ne sapevate nulla. Perseus guarderà l'Occidente brutto. Madonna. Dobbiamo informare Azzo. Cerchiamo i superstiti, poi andiamo a letto. Chi cazzo è Perseus? Mamma mia, raga. Bellissimo, non me lo ricordavo così bello col duo. 1943. Informazioni dettagliate dal progetto Manhattan vengono rubate all'Os Alamos dalla spia russa nota come Perseus. 1968, guerra del Vietnam. Soldati Vietcong coordinati da Perseus tentano di rubare una bomba nucleare americana da una delle nostre basi. 5 giorni fa, durante una missione, abbiamo scoperto che Perseus si è riattivato così da attaccare l'Occidente. Perseus. Secondo gli analisti della CIA è il pericolo più grave per tutti noi. Signor Hudson, sappiamo tutti di Perseus. E sappiamo anche che è più una leggenda che un fatto. Personalmente mi sembra più che altro uno spauracchio russo. Generale, lascerò la risposta all'uomo più adatto. Ovvero l'agente speciale della CIA, Russell Adler. È uno dei pochi ad aver quasi catturato Perseus. Signor Adler, perché dovremmo prendere sul serio questo Perseus? Non dovete farlo. Già, ma costerà la vita a molti innocenti. Per quale motivo?
Signore, ogni volta che Perseus si muove, sposta gli equilibri della guerra fredda. Se è di nuovo attivo dopo 13 anni, succederà qualcosa di grosso. E avrà ripercussioni sul mondo. Presidente, questi sono Jason Hudson e Russell Adler. So chi sono. Ho provato io la loro ultima missione. Ragazzi, questa voce di chi è? Aspetta. Ne siamo convinti, signore. Potete fermare Perseus. Affermati. Ho già fatto richiesta di convocare il mio team. Signore, le loro richieste sono irregolari o perfino illegali, se la stampa dovesse... Di cosa sta parlando? Sa chi siamo? Tutte le nostre missioni sono illegali. Sergente Woods, noi dobbiamo avere la garanzia di potercene lavare le mani. Al, parliamo di prevenire un attacco contro uomini e donne liberi del mondo. Date ad Adler tutto quello che vuole. Signori, avete un compito importante. Proteggere il nostro stile di vita da una grande minaccia. Non esiste incarico più nobile, né onore più grande. Anche... se pochi sapranno cosa avete fatto, vi assicuro che ne trarrà beneficio tutto il mondo. Io so che non ci deluderete. Cinque settimane dopo. Qui Hudson. Tra quanto avremo una pista su Perseus? Stanno per iniziare. Adler è a Berlino Ovest. Molto presto sarà al rifugio. Ti fidi di lui? Questo non dovresti chiederlo a me, Black. E la sua squadra? È un bel gruppo. Ha reclutato Sims, Asley e... ha perfino fatto pressioni per avere Ellen Park dall'MI6. Presto gli faremo avere Mason e Woods. Park non mi convince molto. In passato ha lavorato con Adler. Ovvio che lui l'abbia voluta in squadra. E la nuova recluta? Bella? Ce ne sarebbe da dire. Dobbiamo tenere gli occhi bene aperti. Ah, giusto che noi ci facciamo... facciamo Tommy. Fai. Testo inappropriato. Perché? Ah, aspetta. Così posso fare? Sì. Luogo di nascita. Europa, carnagione, così. Genere, maschio, trascorsi militari. Oddio, ex, oddio che no, MI6. Okay. Allora, presentare una velocità di mira più 100%, tempo della metà di mirino dimezzato. Danno proiettili, allora, questo è sicuro. E un altro. Di un caricatore. Il caricatore. Conferma. Conferma. Ah! Mi sono esplosi gli occhi. Bello. Eccoci a Berlino. Park. Tommy Bell 5. MI6. Ah, qua si può andare. Le comunicazioni russe sono aumentate nelle ultime 48 ore. CIA e Dipartimento della Difesa cercano di cavare qualcosa dalle loro fonti. Scusate, ma ho messo 120... No, grafica forse. Sì, campo visivo 120. Ah no, ok. Ma ancora nessuna pista su Perseus. Anche l'MI6 non Sims sa dove sbattere. Park. Lazar. Dovremo pure iniziare. Perciò ripartiamo da qui. Vietnam, nel 68. L'incontro più ravvicinato con Perseus. Merda.
In fondo lo sapevo che quella missione non era finita. Ah, ok. Raccoglie il materiale sull'attacco a Tanang e sottoponilo a Park. Lo incrocerà con l'MS. Questa è un'attrice, no? Cerchiamo nomi in codice, attività russa con l'NVA. L'importante è trovare qualche indizio. Affermativo. Non amo solo la bocca, eh. Bell, qui entri in gioco tu. La tua esperienza con l'MI6 è stata preziosa in Vietnam. Ci servirà anche stavolta. La bacheca degli indizi. Ripercorreremo i passi ad Anna. Vediamo se ci conduce a Perseus. Ah, quindi poi devo andare qua, clicca. Uso la bacheca degli indizi per selezionare la prossima missione. Grazie, gente. Affrontare di nuovo le missioni precedenti e esaminare gli indizi. Queste icone indicano la disponibilità di nuovi indizi che possono aiutarti nella prossima missione, non solo. Ah, ok. Tipo, faccio così. Ah, ce li abbiamo già tutti. Ok. Ok. Avvia missione. Bene, bella. Si torna in Vietnam. Ai tempi della prima comparsa di Perseus. È stato alla fine di gennaio del 68. Eravamo una task force congiunta CIA SOG nel 3° reggimento Marine vicino a Da Nang. Il SOG teneva d'occhio i sovietici. Pare che nell'area fossero attivi degli agenti russi. Perseus non era mai stato segnalato in Vietnam. La cosa è cambiata a Da Nang. Perseus sapeva dell'operazione Fracture Joe. Fracture Joe? Quello è stato un vero casino. Abbiamo decollato da Camp Eskis. Non scorderò mai quella furia. Bene, ci servono quei ricordi. Qualsiasi dettaglio può servire. Un volto, un nome. Qualunque cosa possa condurci fino a Perseus. È come cercare un ago in un pagliaio. In un campo di pagliai. Forse, ma dobbiamo trovarlo. Ricorda, c'era un lavoro da fare. Fracture Joe. Quello è stato un vero casino. Ok, questo è un ricordo, giusto? Beh, sono qua, sono vivo. Abbiamo da fare. Ok. Ma perché devo tenere premuto se io ho messo... Un secondo, raga. Io nel controller proviamo a mettere... Aspetta. No, ok. Priorità interazione. Puoi prendere, ricaricare, senza prendere... Ok. Proviamo l'interazione. No, vedi che non mi... Devo sempre tenere premuto, allora sti cazzi, raga, nel senso, facciamo, vabbè, priorità, ricarica, insomma. Ci sei, Bell? Allora, fammi vedere. Qua abbiamo un pompa. Forza, Bell, abbiamo un lavoro da fare. Sì, arrivo. Ed ecco un'altra bella giornata nella vita di Camp Eskins, la nostra piccola oasi in questa fogna sperduta. Che figata, raga. Qui sei al sicuro. Ok, non smoking. Pace! Il braccio? Ha un male boia, ma almeno adesso posso muoverlo. Wow, che figo, raga, cartolina. Proprio cartolina questa. Ho i piedi! Non posso correre. Jombi! Sims, sai che leggendo quella robaccia diventerai cieco? Sì? Per questo la voglio tutta qui dentro. Bell, stai con Sims. Lavorate sempre al meglio insieme. C'è un nuovo incarico. L'avamposto 4 Ripcord ha una risorsa vitale che Charlie vuole a ogni costo.
Di che tipo di risorsa si tratta? Il tipo di cui non chiedere. Ripcord sta subendo gravi danni. Il nostro compito è prelevare la risorsa e toglierci di mezzo. Tranquilli, per questa missione possiamo contare sul supporto aereo. Sarà una passeggiata. Cuffie accese. Tutti i mezzi a rapporto appena pronti. Badger 9-1, siamo bello pronti. Il casco, re. Badger 9-2, operativi. Badger 9-3, rotori al massimo. Vai, tutti un'altra canzone. Decollate e partite. Tutti i mezzi sono in volo. Siete tutti comodi? Yes. Cazzo Adler, perché ho la sensazione che stai per darci brutte notizie? Perché sei uno sveglio, Sims. Ma non è una brutta notizia, anzi potrebbe essere molto buona. La risorsa Ripcord dovrà aspettare ancora un po'. Ci sganceremo dalla squadriglia, faremo una deviazione. Ed è una buona notizia, eh? Sappiamo che potrebbe esserci un pezzo grosso in città. Un agente russo noto come Perseus. Perseus. No, merda. Apprezzo l'entusiasmo, Sims. Se fosse vero, ci troveremmo davanti a una miniera di informazioni. Ai tempi della prima comparsa di Perseus. I miei occhi. Aiuto. Oh madonna. RPG. Dov'è? Laggiù, nel campanile. Concentrare il fuoco sul cortile. Ben fatto, beh. Porca puttana, altri RPG sui tetti. Un attimo, ci gira. Dov'è? Oddio, qua raga mi ricordo che si bloccava il gioco, ma me lo ricordo. Cosa che potevo fare? Scusa. Ah. Hop. Proseguite, vi state avvicinando. Ma cazzo è andato? Serve copertura. James, Bell, ecco l'edificio. Tenete giù la testa, ce la faremo. Merda, granata. Da. Aspettate. Devo mettere la scivolata premendo. Un attimo, raga. Scusate se ogni tanto... Perché ce l'ho tenendo premuto. Ma io lo voglio mettere. Non si può? No! Non si può mettere solo con premi? Lo scatto no. Gestione scatto, scatto, avanzamento, audio controllo. No, devo tenere premuto. Va bene, ok. Cos'è? Ah, il pompe. Madonna, Sims. Devo aumentare un po'. Scusate. Facciamo 10. No, 8 dai. Ok, proviamo così. Area pulita. Ok, entrate, vediamo cosa c'è. Ok.
Tanti nemici. Vediamo se c'è qualcosa. No, qua no. Oh, dammi la K. Merda, sono esposto. Ma questo? Ma è vestito diverso. Finisci. Ma come? Ok. Ah, così. Confermo, i russi sono qui. Sei sicuro? Ho qui davanti due corpi che mi sembrano tutt'altro che vietnamiti. Ah, ecco, mi sembravano diversi. Prendi il registro. Vediamo con chi cazzo hanno parlato. Missione compiuta. Abbiamo finito. Andiamo. Ben fatto, proteggete le informazioni. Stiamo venendo a prendervi. Ok. Qua non c'è nient'altro. Magari c'è qualcosa, no? Arrivo. Bene, riuniamoci alla squadriglia e preleviamo la risorsa. Uè. No, è ancora un po' lenta, raga. Dovrebbe andare bene. Badger 9-1, qui Ripcord. Siamo ancora sotto attacco. I Vietcong stanno sfondando il perimetro. Dove siete? Siamo in arrivo, Ripcord. Preparate la risorsa al trasferimento. Ricevuto, okay. 9-1. Proteggeremo la risorsa più che possiamo. Ripcord, chiudo. Oh no, piloto io. No. Badger 9-1, in volo. I monti brulicano di Vietcong. Madonna. Cosa è successo? Sono esploso malissimo. Che c'era? Di fianco a me. Oh. Madonna. Altro? Da quando i Vietcong hanno elicotteri? Infatti, noi sovietici. A parte questo, mi avevano beccato. Sì, ottimo tempo. Hanno sguinzagliato un line, sono davvero incazzati per le informazioni che abbiamo pregato. Ok, devo tanto prenderci la mano. Chi è? Ok, a posto. Distruggi quei camion di rifornimenti. Il nemico non deve riarmarsi.
Donde, donde? Badger 9-1, qui Ripcord. Dovete respingere i rinforzi dei Gatong prima che ci distruggano. Ah no, questo... Altri. I nostri ricognitori segnalano un grosso contingente nemico in arrivo. Deviate e intercettate. Ricevuto il ritorno. Ah, di là, di là. Chi è? No, quella era. Non resisteremo ancora a lungo. Resistete, Ripcord. Arriviamo. Colpisci blindati. Resta sul convoglio. Donna. Altri. Ah, qua. Madonna. Bestiaccia. La base è ancora sotto assedio, fate attenzione. Ricevuto, Rippo. Adler, MacBisock. Sì, sì, vedetevi sbrigarvi, cazzo. Signor sì, grazie. Non ringraziare me, ringrazia Ben. È stato lui a procurarci la valanga di informazioni riservate russe. Andiamo, ora. Buona fortuna, comandante. Una testata. Che cazzo è questa storia? È un piano di riserva, non posso dirti altro. Siamo già così disperati. Non ancora. Oh, la Madonna! Madonna, raga! Porca merda. Perseus sapeva. Sims, Bell, state bene? Più o meno. Siamo bene. Cazzo. Bell, datti da fare con quella torre. Oh merda. Ci ammazzeranno. Ok. Lo lancia lui. Prendi un'arma, tienili lontani da noi. Non c'è un'arma più. Ok. No, non mi fa correre. Madonna, non mi faceva correre, raga. Madonna. Madonna. Ah, ok. Maria. Bestia. Per te la missione è stata un successo, Sims. Almeno non è esploso niente. E soprattutto,
Abbiamo informazioni su Perseus. Dicevo che avevamo un lavoro da fare. Non è ancora finito. Neanche per idea. What the fuck? 4 ore dopo. Sì. Com'è andata con i ricordi? Adler dice che la cosa sta funzionando. Bella, ricordate il ritrovamento di quelle informazioni cifrate in Vietnam e le sta decodificando. C'è qualcosa di utile? Pare che ci siano alcuni nomi, qualche pista. Park sta mettendo tutto insieme. Non c'è molto tempo. La squadra sa già del nostro contrattempo a Berlino. No, ma se c'entra qualcosa con uno dei nomi ottenuti da Bell, lo scopriranno presto. Devi impedire che accada, Hudson. Limitati a dire lo stretto necessario. Per me non è mai stato un problema. Quindi questa era una missione, ok. Abbiamo finito di analizzare i nomi ottenuti da Bella a Danang. Ne emerge uno in particolare. Anton Volkov. È un trafficante d'armi russo attivo a Berlino Est. In realtà, il suo legame con Perseus è inaspettato. Dobbiamo uccidere o catturare Volkov. Se Perseus è fuori portata, punteremo ai suoi uomini. Taglieremo le risorse. Lo costringeremo a uscire. Mason e Woods sono ancora impegnati a Kiev. Perciò penseremo noi a Volkov. Abbiamo un Perezio Chaos. È questo, no? Ok. Ok, ma qua posso cambiare l'equipaggiamento? Secondo voi? Io preferirei di gran lunga catturarlo piuttosto che ucciderlo. Credo che abbia risposte a moltissime domande. Ma i sottotitoli? Ho preso nota, agente Park. Qua c'è qualcosa? Boh, a volte... usa il computer. Tuo aggiornamento, Adler, se pensi di avere una mela marcia, buttala. Non voglio che questa operazione diventi un gioco per te, che tu lo creda o no. Per ora tu insegui Volko fino a contro. Ok. Archivio. Profili. Ok. Figata. Posso parlare? Ok. Raga, io esploro tutto. Cazzo è successo? Oh Maria. Ok. Allora c'è. In aggiunta alla prossima missione, le missioni secondarie opzionali per il CX Operation Chaos sono state sbloccate e ora sono. Ok. La squadra si mette sulle tracce di Robert Aldrich, un agente rinnegato della CIA che ha aiutato Perseus a creare una rete di spie sul suolo statunitense. L'MI6 ha trascorso l'ultimo anno a rintracciare un... Ok, scusa, stavo leggendo. In commissione sono nascosti degli indizi. E poi devo scegliere io quale... Quindi devo trovare degli indizi. Secondo l'intelligence... Vadim Rudnik. Ok, questo quindi dovrò farlo più dopo probabilmente. Prima facciamo questo. Aprite magari qua. Qua ci sono degli indizi da prendere. Ok. Questi due mancano.
Floppy disk? C'è un floppy disk? In che senso? Se decifriamo la protezione di questo disco potremmo eliminare l'intera rete di spie. Ecco perché ci servi tu. Facci vedere cosa sai fare. Ah, ok, non saprei quale sia. Però non ho indizi, cioè ho questo. Quando Mason ha catturato Kasim Javadi, abbiamo trovato su di lui questo messaggio in codice. Crediamo sia per le spie negli Stati Uniti, ma nessuno l'ha ancora decifrato. Fa vedere loro come si fa. Ah. Allora, i 79 vanno avanti di 2. Poi sembrava 6, ma là c'è 57, farebbe 55, quindi non ha senso. Beh. 43, 85, 49. Ah, perché lì c'è il co... E poi c'è Aldrich, che sarebbe il traditore. Beh, andiamo, magari troviamo altro. Dai, avviamo sta missione, dai. Sì, sì, sì. Ok, dirò a Mason e Woods che siamo pronti. Saranno loro a gestire la cosa. Sappiamo che Aldrich sta per muoversi dal Colorado verso il nord del New Mexico. Qui intercetteremo la sua carovana. Non esiste che un ex agente CIA gestisca la rete di spie di Perseus. Uccidiamo quello stronzo. Ok. Cosa dobbiamo fare? Operazione Chaos. Alex Mason, CIA. Incredibile che Aldrich abbia tradito la CIA. Ha tradito tutto il paese. Phoenix 24 parla Phoenix 21. 30 secondi, chiudo. Siamo, Mason. Sono pronto. Wow. Taglieremo la strada al furgone di testa. 2 e 1, fornisci copertura. Ah, questa è la mappa zombie. Cazzo, il pompa. Oh, che schifo. Oddio, sto già morendo. Madonna. Quanti sono? Aldrich è fuggito. Puoi tornare al rifugio in questo momento del menu di pausa. No, 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 fammi. Madonna. Esplode tutto qua. Ho finito la benzina, ragazzi. Madonna. Madonna. Grazie.
madonna. Ah, non posso saltare qua. Oh, bella macchina. Le munizioni, bro. C'è qualcosa da prendere? Ah, qua munizioni, granata fumogena. Ma che devo fare delle foto qui? Aspetta un attimo. Ah, non posso più accedere a Magnum. Sono sotto fuoco pesante, mi scaccio. Oh, Madonna. A posto? Oh, il Barrett. Stai scherzando? Dove dobbiamo andare? Sono qua, sono qua. Andiamo. Sì? Oh, ah, raga, si è bloccato? Hello? Dove fa? I furgoni lasciano l'autostrada. È pericoloso laggiù. Il punto di estrazione è in cima a quella stazione di servizio. Merda. Via, via, via. Come si fa ad andare sul tetto, scusa? Qua, qua. Eh no? Ci saranno delle scale? Ah, quelle qua. Arrivo. Sali, sali. Porca merda. Porca merda.
quindi? Che succede mo? Ok. Non è finita. Ah, sì, è finita. Ok, quindi ho preso degli indizi o non li ho proprio trovati? Non li ho trovati. Azzarola. Boh. Magari devo aspettare un po', non so. Non li ho trovati. Vabbè, andiamo avanti con la missione normale allora, raga. Intanto l'abbiamo fatta. Poi proveremo a vedere se troverò degli indizi. Vi dirò, insomma, oggetti ottenuti. Vai, questa è la prossima missione. Ok.